Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Emanuela 94, che mi chiede di parlare del film del 1955 di Michelangelo Antonioni, tratto da un'opera di Pavese, Le Amiche, dotato di una grandissima sceneggiatura dello stesso Michelangelo Antonioni, che ha scritto il film con due grandi sceneggiatrici, ovvero Suso Cecchi d'Amico e Alba de Cepedes, e fanno un lavoro clamoroso appunto sulle psicologie di questi personaggi, soprattutto femminili, in maniera enorme, considerando l'epoca. Un film avantissimo, in realtà avantissimo veramente, un bianco e nero straordinario di Giovanni De Vanzo, grandi musiche di Fusco, bel montaggio di Eraldo da Roma per un film come al solito che utilizza i silenzi appunto e un certo tipo di stile di Antonioni. La storia è molto semplice: Clary è una ragazza che è praticamente di umili origini, che è diventata però una grandissima modista a Roma, quindi la succursale, abbiamo deciso di affidargli una succursale praticamente a Torino. Quando viene a Torino si imbatte nel suicidio della vicina di casa, ovvero Rosetta, che non riesce a suicidarsi ma che la fa entrare praticamente nell'ambito delle sue amiche, queste amiche di una borghesia totale torinese, ovvero Nenè e Momima, che appunto insieme a Rosetta formano questo gruppo di amiche che in realtà hanno al loro interno un gioco sempre particolare di tradimenti. Per un film girato in una maniera totale da un grande Michelangelo Antonioni, che racconta appunto questa storia di queste donne attraverso una psicologia delle stesse assolutamente brillante, per come sono descritte, per come vengono messe in scena. I dialoghi sono fantastici e tutti i movimenti lenti, i silenzi di Antonioni qui iniziano già a uscire, ecco, e la noia di questi personaggi che sono in realtà portati a fare determinate azioni proprio perché ridotti in una decadenza completamente totale. Per una pellicola corale dove ci sono molti attori, però dove la protagonista unica e principale probabilmente è Clary, interpretata in maniera magistrale da Eleonora Rossi Drago, ed è proprio lei appunto che rimarrà coinvolta, diciamo, in tutti questi casini e rivalità in questo ambiente borghese. Film asciutto, realistico, che non cerca assolutamente di andare fuori tema, che si attacca alle proprie protagoniste e che crea praticamente una condizione, una situazione totale di in un certo senso a tratti anche di disagio. Grandissima anche Valentina Cortese nel ruolo di Nenè, la donna che praticamente sopporta la infedeltà di Lorenzo, suo compagno, un grandissimo Gabriele Ferzetti, che allo stesso tempo in realtà è colui che ha fatto innamorare Rosetta, quindi un giro appunto è un rigiro di storie d'amore che in realtà non sono neanche queste, ma sembra quasi di aver un bisogno totale di avere qualcuno vicino, una specie di sensazione di asfissia per i nostri personaggi, se non hanno praticamente il controllo o se non sono controllati da un amore che in realtà è fine a se stesso e quindi non è vero amore. Bello anche il personaggio di Carlo, con un ottimo Ettore Manni, per un film che funziona alla stragrande. Certo, Antonioni è un film lento, un film che cerca tutti i suoi silenzi, che utilizza gli spazi alla stragrande, che mette insieme delle attrici incredibili che quando poi sono tutte insieme fanno una figura mostruosa, per una pellicola che è un dramma, è vero, ma che risulta sempre tesa, sempre come se ci fosse del mistero sotto. I misteri in realtà ci sono e ripeto, tutto viene raccontato senza diciamo così eccessi da un grandissimo Antonioni, che riesce a metterci all'interno delle psicologie di queste donne, perché scritte in maniera perfetta e perché il film al femminile appunto ha uno sguardo completamente diverso. Il finale sospeso, che non è per niente lieto, è bellissimo, con quella scena alla stazione. Per un film secondo me assolutamente da vedere. Il link del film è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, mettete la campanellina, mi piace, tutte le cose fanno contento il Frusciante. Poi questo Amiche è un film fatto di un'idea di un mondo pieno di persone ciniche, pieno di persone che fanno semplicemente quello che devono fare solo perché annoiate. Questa Torino borghese è veramente inquietante per come viene descritta, anche per la reazione appunto a un atto incredibile che avverrà verso la fine del film e che smuoverà solo la grandissima Clelia. Per un film assolutamente imperdibile, perché racconta le donne in quel periodo, lo fa benissimo, le racconta in un ambiente borghese attraverso appunto una messa in scena straordinaria come sempre di Antonioni, lentissima, quadrata, con inquadrature che si fermano e stanno lì anche per ore, con un'idea di recitazione fantastica, una direzione totale, con una sceneggiatura veramente azzeccata per uno dei film più importanti degli anni 50 italiani, c'è poco da dire, e uno dei film più interessanti di un Antonioni che al periodo appunto riusciva a inserirsi all'interno di queste donne senza mai fare geografie, ma senza mai nemmeno essere banale. Un film quindi che segna il cinema italiano e che lo porta insomma anche questo su un altro livello, come quasi tutto il cinema di Antonioni, almeno fino agli anni 70.